ciao Alberto. Come stai? Io sto bene, Alberto. Tutto a posto? Bene, bene. Ti vedo bella in forma, bella pimpante. E io come state, innanzitutto? Io così così. Cos'hai? Dillo no, un po'. Niente, per dire sempre della situazione. Ah, perché però siamo dispiaciuti. Però possiamo essere un po' contenti di quello che sentiamo in televisione. Che sta un po' migliorando. Ci si avvicina, sta per Natale, però noi teniamo sempre le distanze. Sempre, sempre. Allora, tua moglie, cosa ha fatto? La signora Federica, mi ha detto, nonna... Che salutiamo e diciamo ai nostri amici che in questo periodo non c'è perché sta studiando e poi vabbè, anche i suoi impegni di lavoro, ma lo studio la impegna molto. Però non cambia niente, c'è il marito. C'è il marito che è la stessa cosa, sappiatelo amici. Allora, cosa facciamo oggi, nonna? Oggi facciamo la ricetta che Federica dice che la gente che ci seguono ci tengono tanto a vederla questa ricetta che li vogliono fare anche loro per Natale. Oh. Noi siamo in anticipo di un mese. Perché dice siamo in anticipo? Perché, sai, non si sa mai. Allora Federica fa, nonna, la dobbiamo fare. Ma sai anche perché? Perché così noi adesso facciamo la ricetta e poi le persone hanno il tempo da qua a Natale per farla. Bravo, anche questo è vero. Però per fare questa ricetta ci sono stati sorci amari, perché questo non è il momento del mandarino. Allora, il mandarino si mangia per Natale, arriva 15 giorni prima di Natale. Ok. Questo è il mandarino. Invece il clementino si mangia già da un po' che lo stiamo mangiando. E per fare questa ricetta ci vuole veramente il mandarino. Nonna, dimmi che ricetta è, di cosa stiamo parlando? Mostaccioli, è un dolce. Mostaccioli che sono un tipico pugliese. Col vino cotto, guarda, questo vino cotto l'ho fatto io. Bello, si chiama mostaccioli o mustaccioli? Mostaccioli, sai, ma poi ognuno, se dici mustacciuno. bellissimo. Mostaccioli sono. Ok. Comunque, tu hai un suocero veramente formidabile. Numero uno. Beh sì, no, nel numero uno, dai. Allora, lo sappiamo. Poverino. Cosa ha fatto? Vende. Lo so. Serve lui, figurati agli altri. Non era possibile di farla questa ricetta. Poverino ci ha messo l'anima, ma per il bene di tutti. Eccoli. E questi qua sono i mandarini. Guardate che meraviglia. Vediamo, nonna, fammi vedere. Questo ci sarà di buon auspicio. Ringraziamo Vincenzo. Vincenzo. Grazie. Ce l'ha messa tutta. Grazie tutta, mille, veramente. Vediamo qua che belli, vediamo. Sì, qua. Questi sono i mandarini. Wow. Che arrivano dalla Sicilia. Dalla Sicily. Allora abbiamo un chilo di farina. Un chilo di farina. Buccia di mandarino, guardate. Sì, questi sono tre. Ah, ok, scusa. Però anche quattro vanno bene. Tutto qui adesso serve per farvi vedere come si fa. Poi abbiamo chiodo di garofano. Ah, i chiodi di garofano, sì. Guarda. Chiodi di garofano. Io l'ho fatto qua così, sì. L'ho macinato un po', pestato. Adesso sì. Vi faccio ecco vedere tutti i particolari in brava modo che non vi sbagliate. Brava. Questo. E l'ho pestato così. Ah, ok, perfetto. Ecco. Due bustine di vanillina. Eccole qua. L'ammoniaca per dolci. Vediamo. Sarebbe questa. L'ammoniaca per dolci, eccola lì. Poi abbiamo il cacao. Il cacao dipende uno quanto ne vuole, cacao dolce. Poi abbiamo 150 grammi di olio, 250 grammi di zucchero. Ok. E poi abbiamo il vino cotto. Io, questo è fatto da me. Vediamo. Adesso vi faccio vedere. Ecco. Vin cotto. E vin cotto. Vai. Si lava. E si fa sto lavoro, guarda Alberto. È una cosa semplice. Sì, tagli la buccia. Sì, si taglia. In un senso e all'altro. Semplicissimo. Non vi fate problemi, che è una cosa semplice. Ma questo serve per dare il gusto al dolce? Al dolce. Per quello abbiamo fatto i salti mortali, ma veramente. Questo piatto. C'è tanta gente che con questa ricetta, noi no. Mettiamo solo la mandorla sopra il dolce prima di metterlo in forno. Ah. Ma c'è tanta gente che questa qua la tritano e sì, la mettono dentro la farina. Ok, invece noi la mettiamo fuori. Noi fuori, ma solo una. Il forno va a 160 gradi. 160 gradi, ventilato? Ventilato. Cosa sì metti? I mandarini, guardate. Vai.
La buccia del mandarino. La buccia, qui abbiamo, vediamo, aspetta un attimo, il chiodo di garofano. Adesso 10, però se voi ne volete mettere meno, zucchero. Zucchero. La vanillina, 2. Eccolo lì. Il cacao. Cacao dolce, hai detto. Sì, cacao dolce. Ok. Questo è 75 grammi. Mm. Però io non lo metto tutto. No. No. Perché? Perché? Perché è troppo dolce, secondo me. 50 grammi, dai. 50 Vai. Grammi. Vediamo dove dobbiamo mettere qualche altra cosa. Come? L'olio. Bravo! Bravo nonno, avete sentito la voce di chi stava riposando ma adesso tra un po' arriverà a salutarci? Perché questo li faceva anche mia suocera. La mamma del nonno? Sì, ma questo è un... Come si chiamava? Angela. Guardate, wow. Vi faccio vedere. Wow. Avete visto? Sì. Ecco, bravo. Allora, manca l'ammoniaca, l'ammoniaca. I dolci. Giusto. Ma cosa serve? E questo è come il lievito. Ah. Sostiene e sostituisce il lievito. 20 grammi scarsi, totale. Scarsi, però. C'è lo zucchero, non ti preoccupare. Ma abbiamo messo lo zucchero. Sabatino ha paura dello zucchero, ancora non si mette lo zucchero, perché lui le cose amare non li mangia. Nonna, tu mi sembri sufficientemente chiara. No, perché se no, sai, sono soldi pure che vanno. È vero. So. E la gente non è facile, Guarda te. Se li vogliamo un pochino più scuri, si mette più cacao. Però... Io direi di andare bene così, nonna. Ma non bene, perché se no poi dà troppo di cioccolato. E voi, amici, come state vivendo questo momento? Chiediamoglielo. Perché eravamo in programma di andare un po' in giro, invece non è possibile. Voi amici cosa preparate di solito a Natale? Avete qualche piatto tipico che nelle vostre famiglie viene preparato? Scrivetecelo nelle risposte. Qual è il piatto che di solito usate o fate o preparate nelle vostre cucine? Per noi già quando si facevano queste cose era già festa. Era un momento di festa. Già festa. Tu che sei lombardo? Io che sono lombardo, io che sono milanese, e noi nonna come dolci è il panettone. E basta. E il pandoro. Ah. Io preferisco il pandoro. Il pandoro, perché non ci sono... Brava, le uvette, sì, i canditi, uvette. Non ti piacciono i canditi? Poco. La pizza sette sfoglie da noi è al primo posto. Amici, abbiamo già fatto la ricetta con la nonna l'anno scorso e ve la rimettiamo qui in alto, nel box qui in alto. E anche le scartellate. Quindi tutte e due le ricette adesso usciranno qui in alto. E potete cliccare e andare a vederle perché sono dei tipici. Sabatino, vieni qui per piacere. Nonno, ci sta suggerendo. Lui ci suggerisce, ma sta di là perché stava riposando. Vieni qui che i nostri amici hanno bisogno di te. La tua presenza, Sabatino, è indispensabile. La tua presenza. Tu sei il nonno d'Italia, come Lino Banfi. Esatto. Non fare il timido. Eccolo qua. Che sono qua. Come va, nonno? Saluto a tutti gli amici. Bravo, nonno. I soliti belli e brutti. Ma noi sono tutti belli, eh? Va bene, c'è qualcuno brutto. Sicuramente. Lo buttiamo in mezzo. Alle mie signore e signori, chi è che fa questa pasta qua? Per il vino cotto, io ho fatto quello di uva. Però va bene anche quello di fichi. Ti piace l'anguria a te, vero? Tu mangeresti solo anguria da oggi? Perché l'anguria ti va a fare tanta pli. La pasta è pronta. Ah, che bella! Adesso faccio i biscotti, i mustacciuoli. Hai ricordi di questi dolci con la tua nonna o con tua mamma? Sì, li facevamo tutti. Questi sono i dolci giù che si fanno.
Poi la mamma non stava bene, sì, e io e l'altro mio fratello la aiutavamo a fare i pane fatti in casa, no? E perché i pane ti duravano una settimana? Ogni settimana si faceva il pane, perché la famiglia numerosa non è che si faceva 2 kg, 3 kg, tante certo. volte 10 kg, dipendeva poi dopo la famiglia. Si mette la farina sotto, sì, e si fa questo lavoro. Tipo una pizza. Tipo la pizza, bravissimo! Delle strisce. Le strisce. E facciamo così. Si possono fare sia così e sia anche più piccoli. Ecco, adesso ci mettiamo, guarda, la mandorla. Ah. Che ricordiamo i nostri amici, la stai mettendo tu perché vuoi metterla tu, no? Sì, uno può, se la gestisce un po' come se no vuole. Uno può anche non metterla. E c'è tanta gente, come dicevo prima, che li fanno tritate dentro. Ok. L'abitudine delle nostre nonne era questa. Poi uno... Uno fa come meglio crede. Ma certo. Cosa faceva tua mamma? Senza? Senza. La nonna invece li mangiava con la mandorla sopra. È una variante, ma poco cambia perché il contenuto è quello. Bravo. Adesso andiamo a infornarle. Mi sembra tutto beautiful. Vai. Hai visto? Ottimo. Giriamoli, vediamo dentro. Allora, si prende lo stuzzicadente e si fa così. Guarda. E no, per vedere se sono pronte o no. Se lo stuzzicadente rimane bello pulito, vuol dire che va bene. Belli caldi. Questa è un chilo di farina. Ecco i mustaccioli, ragazzi. Ecco. Con la variante... Allora, io voglio dire solo una cosa. Se li volete un pochino più cicciotti, li sì. potete fare benissimo. Come si fa? Niente, aumentano un po' la pasta, invece di farlo più sottile, si fa più grossa, no? Noi ciao. Come al solito vi salutiamo, tante belle cose. Mi raccomando, state tutti bene, grazie per seguirci sempre. Io non... parlo, ma non si vede che parlo. Ma nonno, tu, la tua presenza è una gioia per tutti noi, ricordatelo anche per chi ci segue. Allora, ti posso dire che è lui... È contentissimo quando certo. si parla di lui? Ma certo, lo so che il nonno gli piace. E poi dico un'altra cosa. Vai. Un giorno senza sorriso è un giorno perso. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Cominciate a festeggiare per il Natale, a fare queste cose. Esatto. Così prima passa il tempo e poi speriamo che Gesù bambino che arriva ci dà forza e coraggio. Brava nonna, brava. Ciao, ciao a tutti, ciao. Amici buonissimi. È un'esplosione di sapore in bocca, mandarino, poi si sente il cacao, la mandorla sopra, per me sta da Dio. Ci vediamo alla prossima ricetta, va bene? Un bacio grande, muah! Io continuo a mangiare questi. Ciao!